What's up, my Bringles family? Ragazzi, sono in Colorado, lo conoscete e so già cosa state dicendo. Beh, sì, come nome sì, lo conosco, ma mica ci sono stato. È così per tutti, ma ragazzi, sono qui da circa 2 settimane, quindi sono in America. E essendo in America, mi sono reso conto che l'Italia, il paese in cui vivo da circa 2-3 anni, ha una grandissima influenza sull'America. In questo video vi do 3 categorie in cui l'Italia ha influenzato l'America, quindi iniziamo con la prima categoria. Allora ragazzi, la prima categoria è Italian Americans. Quindi sapete che noi americani non siamo veri americani, siamo tutti europei o africani o asiatici. Quindi c'è una domanda comune, cosa sei, a cui devi rispondere della tua ascendenza, tipo sono inglese e tedesco. L'unico paese che va fierissimo di essere di un certo paese sono gli Italian Americans. Più di qualsiasi altro paese, loro tendono a dire I'm Italian. E sappiamo tutti che non sono italiani veri, eppure dicono sempre I'm Italian, quindi devo fare questo. Oppure I'm Italian, in our family we cook these things. Non so se avete presente Jersey Shore, il programma un po' ridicolo sugli Italian Americans. Se non l'avete visto, guardatelo e cercate di non coprire gli occhi perché vorrete farlo. Quindi il risultato di questo è comunque che gli Italian Americans hanno una grande influenza sull'America. Perché sì, magari io sono inglese e tedesco, ma non vado in giro I'm German, so I do this. Oppure I'm English, so I do this. Ma se sei Italian e dici I'm Italian, magari poi tendi a comportarti come un Italian American. E voglio sottolineare, mi fa semplicemente ridere il fatto che di tutti i paesi da cui hanno immigrato le persone in tutti questi secoli, l'Italia è il paese più famoso o su cui la gente va più fiera. Quindi non senti tanta gente che dice I'm Swedish, I'm British, I'm African. C'è tanta gente invece che dice I'm Italian. Allora ragazzi, categoria numero 2 si chiama If it's Italian, it's valuable. Secondo me questa categoria nasce dalla prima categoria, il fatto che essere italiani è importante in America. È soltanto il nome Italian rende le cose più belle. Fatemi spiegare. Avete presente che l'America è un paese capitalista? Beh, ci sono un sacco di prodotti, c'è l'economia, c'è un sacco di marketing, devi vendere le cose. Un trucco comunissimo per vendere di più è aggiungere Italian al tuo marketing. Ad esempio, se produci le magliette, puoi dire questa fabbrica è italiana e così vendi di più. Se vedi i quadri così, puoi dire il tessuto è italiano e così vendi di più. Se vendi le finestre, puoi dire questo vetro è italiano, così vendi di più. Quindi ragazzi, c'è una specie di aria sull'Italia, tipo wow, è magica. E se questo prodotto è italiano, vuol dire che vale di più. Questo frigo è stato disegnato da un italiano, allora vale di più. Torno a ripetere. Questa cosa non succede con nessun altro paese. Non c'è vetro francese, quindi vale di più. Ma italiano, sì. Pelle italiana. Oddio, non è soltanto leather. That's Italian leather. Quindi vale molto di più. Prendetelo come complimento. È come se l'Italia fosse semplicemente più valoroso e costa di più e qualità più alta. Può essere anche che è così, forse è vero, ma comunque se stai vendendo qualcosa, se vuoi alzare la qualità del tuo prodotto, basta aggiungere Italian e venderai di più. E ragazzi, andiamo all'ultima categoria, quella ovvia, food and culture. Non so se state seguendo il tema di questo video, ma anche il cibo più famoso di un altro paese in America, viene da dove? L'Italia. La cucina italiana è la cucina
straniera più famosa in America, più di francese o indiano, thailandese, eccetera, italiana vince. Anche se il cibo italiano in America non è italianissimo perfettamente, e mi fa ridere questa cosa, ci sono un sacco di piatti italiani che non sono veramente italiani, e questo mi ricorda la categoria numero 2, basta chiamarlo italiano e così vende. Ci sono un sacco di catene di ristoranti in America che sono Italian restaurants, ad esempio Carrabba's Italian Grill, Maggiano's Little Italy, Romano's Macaroni Grill, Buca di Beppo and Olive Garden. Non so chi è Beppo, ma non voglio andare alla sua buca. Se non avete presente già fettuccine Alfredo o semplicemente Alfredo sauce, c'è chi dirà pure esiste in Italia, ma tutti mi hanno detto che non è italiano questo piatto, eppure è uno dei piatti principianti della cucina italiana americana. Quindi il cibo ce n'è, ragazzi, anzi ce n'è tantissimo, ma anche la cultura. Avete presente Chinatown? Sapete che anche in America c'è Little Italy e in tutte le città grandi c'è un Little Italy. Di solito non c'è per altri paesi, ad esempio, dove c'è Little France, dove c'è Little England, dove c'è Little Sweden, non ci sono, ma Little Italy sì. Quindi ragazzi, spero che voi abbiate capito il tema generale di questo video e faccio un riassunto con una unica dichiarazione. Secondo me l'Italia è la cultura straniera con l'influenza più grande di tutti i paesi nel mondo all'America. Vedi un sacco di bandiere italiane, vedi un sacco di Italians che sono veramente americani con ascendenza 7 secoli fa, di italiani, ma sono fierissimi di essere italiani adesso. Ristoranti, gastronomia, cibo, sempre italiano ovunque. Per i prodotti, se aggiungi Italian, quella cosa vende di più o magari la qualità sembra più alta. E semplicemente non succede così tanto con nessun altro paese. Quindi se voi italiani venite in America, secondo me rimarrete contenti di essere rappresentati abbastanza spesso qui in America. Quindi ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo video e come sempre spero di avervi aperto un po' il mondo. Se non siete mai stati in America, vediamo l'Italia così, tipo un paese di fantasia, bellezza, ricchezza, mare, eccetera. Per noi l'Italia è questo. Quindi ragazzi, finiamo qui, è stato un piacere e iscrivetevi al mio canale se vi piacciono i contenuti Italia, America, culture, lingue, eccetera. Per il resto ci vediamo presto. Peace.